Oggi Sottorete ci porta al Challenge Padova, siamo infatti alla Canottieri Padova. È stata la bandiera del sollevante a sventolare alta sulla 12ª edizione del Padova Challenge Open, torneo ITF da 25.000 dollari ospitato sul rosso della Canottieri Padova. A sollevare il trofeo è stata infatti la cinese Shi Ling Su, al termine di una finale avvincente che per qualità di gioco ed equilibrio si è rivelata una delle più belle tra quelle giocate negli ultimi anni sulla terra padovana. Di fronte due tenniste giovani e talentuose impegnate a scalare velocemente la classifica WTA. Da una parte, come detto, la Xu, vincitrice del torneo, una delle più promettenti scommesse della scuola cinese in grande crescita, che per tutta la settimana ha messo in mostra un gioco divertente, fatto di colpi piatti e di un grande senso dell'anticipo. Dritto e rovescio, bimani e un ottimo tempismo le permettono infatti di trovare spesso angoli e la linea di fondo. In finale la Xu ha dovuto faticare e non poco per avere la meglio su Ipek Soylu, ventenne turca, testa di serie numero 3 del torneo. Dotata di un gioco solido e di un ottimo servizio, si è fatta notare per una spiccata personalità che dopo aver beneficiato del ritiro agli ottavi della Podorowska, le è servita per portare a casa i punti decisivi in tutti i match che la dividevano dalla meritata finale. 5-7, 6-4, 6-3, il risultato del match interrotto per un paio d'ore da una pioggia battente. L'occasione perfetta per la Canottieri Padova per ospitare pubblico, vertici federali e addetti ai lavori nella splendida cornice della Clubhouse, dove abbiamo avuto modo di fare due chiacchiere con la dirigenza del club. Siamo con il presidente della Canottieri Padova, Gian Pietro Battaglia. Presidente, avete il piacere di ospitare comunque quello che è considerato il torneo più importante per quanto riguarda il circuito femminile in Veneto. Sì, è un grande torneo, quest'anno abbiamo avuto un'edizione memorabile. Altissimo livello di gioco, bellissime giocatrici, ne sentiremo parlare nei prossimi anni. Infatti l'impressione è che su questi campi si sia visto proprio qualcuno che fra qualche anno si vedrà praticamente solo in TV da queste parti. Sì, ne abbiamo già avuti lì, che poi sono diventate famose, e queste due che stanno disputando la finale certamente hanno ottime possibilità di far parlare di sé. Forse questa 12ª edizione ha raggiunto il massimo al valore tecnico che questo torneo ha sempre avuto. Ha sempre portato bene a certe giocatrici, ricordiamo Mladenovic, Cornet, che sono passate di qui. Credo che le due ragazze che stanno disputando questa finale chiaramente non tradiranno questa nostra aspettativa, sono veramente molto forti. Sì, si diceva proprio con il presidente che l'impressione è proprio quella, che le vedremo arrivare bene in alto, insomma. Sì, anno dopo anno abbiamo visto che anche questi 25.000 dollari sono decisamente cresciuti di intensità dal punto di vista tecnico. Vediamo, non ci sono più delle comparsate, se mi consente questo termine, vediamo delle atlete professioniste, non tanto per citarne una, la turca che è in campo per la finale, la Soylu, ha come coach il vecchio Goran Pirpic, il numero 16 al mondo, e lui è stato qua tutta la settimana con lei, frutto di dall'idea di quanto tengono anche questi tornei, perché ormai sono quelli che portano verso delle mete decisamente importanti. Tra l'altro questo torneo nel circuito femminile è il più importante della nostra regione, quello con il mento premio sicuramente più alto, per cui insomma l'onore anche per loro di giocare in un torneo così. Sì, questo che mi fa piacere sempre che lei lo dica, è rimasto il più importante come montepremi, credo che la location lo meriti tutto. Devo dire grosse stima da parte delle giocatrici quando vanno via durante la settimana, perché ci danno un bel apprezzamento, si trovano bene, credo che noi facciamo l'impossibile per riuscire a tenerle qua. Impegnativo è organizzare un torneo come questo? Il torneo è molto impegnativo, non, al di là della stanchezza di questa settimana sui campi, è molto impegnativo perché dura un anno la preparazione e comincia il giorno dopo della fine. Se mi consentite, grosso merito va all'ingegner Zampieri, che è il direttore sportivo della Canottieri, perché è lui che segue anno dopo anno
con intensità. Il direttore del torneo poi lavora magari di più l'ultima settimana, ma è lui quello che fa un po' tutto questo torneo. Ma quando si guarda in TV si vede il torneo, fondamentalmente non si pensa effettivamente a tutto quello che ci sta dietro per organizzare un torneo come questo. Guardi, esattissimo, un torneino così, io lo chiamo torneino nel senso che una delle prime scalini di un torneo professionistico ha almeno 80 persone che lavorano dietro le quinte, dai campi al player desk, alla transportation. È veramente impegnativo, non oso pensare Palmieri all'Internazionale d'Italia, cosa muova, insomma, ecco, con somma invidia. Però è merito di tutti questi volontari, tra l'altro, che riusciamo a fare un torneo discreto. Il compito di coordinare tutti i volontari impegnati nella perfetta realizzazione del challenge spetta al direttore sportivo della Canottieri Padova, Gianni Zampieri. Il suo impegno è quello di far sentire, tra virgolette, a casa tutte le giocatrici. Ce lo auguriamo, ma vediamo che ritornano ben volentieri e se ne vanno alcune molto molto dispiaciute, con la speranza di ritornare negli anni prossimi. Insomma, moltissimi sono quasi tutti volontari, per cui insomma, l'organizzazione anche di questa macchina di volontari è abbastanza complessa. Sì, siamo tutti volontari, però a chi piace il tennis, a chi piace dare una mano alla Canottieri, dallo staff, dai giudici di linea, ai raccattapalli, ai ragazzi della scuola e non ultimi i maestri. Poi si regala Padova del Grand Tennis. Che è il nostro principale obiettivo. L'Open femminile per la Canottieri Padova rappresenta senza dubbio il momento clou di un intero anno di lavoro, ma il club durante i suoi 12 mesi di attività è impegnato soprattutto a fare crescere le sue giovani racchette. E qui la scuola è organizzata bene, siamo un team di 7 maestri, preparatori fisici, quindi cerchiamo di seguire proprio, di insegnare il tennis dalla base, quindi dal mini tennis, bambini di 3-4 anni, fino a portarli attraverso la scuola tennis, quindi un apprendimento, un divertimento, ma soprattutto apprendimento, per portarli a un livello agonistico, quindi abbiamo le squadre under 10, 12, 14, 16, e con l'obiettivo quindi di una serie C, di una serie B e anche di una serie A che abbiamo portato avanti per tanti anni, sia a livello maschile che femminile. Quindi l'obiettivo è proprio quello di seguire i bambini, insegnarli il primo tennis fino a portarli a un livello di gioco e perché no magari trovare le nostre ragazze che partecipano a questo torneo, a questo avvenimento che per alcune è un punto di partenza, per quelle che vogliono avere proprio degli obiettivi a livello professionistico, però già potrebbe essere anche un bel punto di arrivo. Quest'anno la Canottieri ha visto proprio una sua tennista di soli 15 anni prendere parte alle qualificazioni dell'Open da $25,000. Il torneo serve anche a questo, quindi da trampolino di lancio e anche per far capire ai nostri allievi cosa può comportare una professione come fare il tennista, quindi sacrifici, girare, viaggiare tantissimo, però ecco cosa potrebbe essere il livello, quindi anche loro domani mattina andranno in campo cercando di imitare queste giocatrici e facendo meglio il più possibile, insomma. Far esprimere ai ragazzi il loro miglior tennis, questo è l'obiettivo di ogni maestro di club, questo è l'obiettivo che Anna Benzon ha nei confronti di tutti i talenti del Veneto che segue come tecnico regionale. Qual è il livello oggi proprio del tennis nella nostra regione? È un livello medio, a livello, poi un po' differenziamo a livello maschile e a livello femminile. A livello maschile anche noi siamo a un buon livello, ci difendiamo anche a livello nazionale, a livello femminile facciamo un po' più di fatica, quindi non c'è la stessa quantità, quindi magari a livello maschile. Quindi quando hai più ragazzi è anche più facile, avendone poche invece come a livello femminile, anche meno partecipanti a livello di tornei e così, quindi anche avere un livello alto è un po' più difficile. Però devo essere sincera che a livello nazionale facciamo sempre la nostra buona figura. Portarli insomma ad essere protagonisti di un torneo come il Padova Challenge, manifestazione che per tutta la Canottieri rappresenta un appuntamento imperdibile. Sì, i nostri soci ci tengono molto, naturalmente sia un po' di sacrificio anche per loro, ma abbiamo uno staff, una squadra di comitato, i maestri e gli allievi sono entusiasti di questa cosa, guai a non farla, la 12ª edizione, pensiamo
di avere un buon risultato dopo 12 anni di esperienza. Non è facile, soprattutto di questi tempi, continuare a proporre occasioni di grande tennis come questa. Insomma, penso che sia un impegno importante. Impegno organizzativo e anche economico, ovviamente. Abbiamo avuto un buon aiuto dalle autorità, dal comune, dalla stessa federazione e poi dagli sponsor, che sono fondamentali per poter realizzare queste manifestazioni senza gravare sul bilancio della società. Siamo con Monica Tagliapietra di Azimut, una delle società che ha scelto di appoggiare questo torneo, ma perché avete deciso di scommettere sullo sport e sul tennis in particolare? Beh, noi pensiamo che per un atleta un miglioramento ogni giorno lo porta ad essere un grande campione, ed è quello che accade anche nella vita, nella professione, nello studio, ed è quello che cerchiamo di fare anche noi ogni giorno, migliorando per dare sempre di più ai nostri clienti, qualcosa di più ai nostri clienti. E siamo sponsor anche di altre squadre di calcio, ma in particolare il tennis, anche per la vicinanza alla nostra sede, conosciamo benissimo l'ambiente e siamo molto soddisfatti e orgogliosi di aver potuto partecipare a questo bellissimo evento, il primo di tanti. Anche perché senza l'aiuto di Azimut e degli altri amici, chiamiamoli così, della canottiera, un torneo come questo non sarebbe possibile. Sì, probabilmente penso di sì, in ogni caso ci sentiamo parte di una squadra, insomma siamo anche noi degli atleti, magari in altri termini, ma siamo molto felici di aver partecipato assieme agli altri sponsor a questa bellissima manifestazione. Mentre parliamo stanno ancora giocando qui sul campo centrale, ma possiamo già dire che ci sarà ovviamente una 13ª edizione di questo torneo? Penso proprio di sì, dovremmo risolvere un problema, abbiamo bisogno di una struttura fissa per coprire due campi. Speriamo nella provvidenza, guardo verso l'alto. Sguardo al cielo dunque, lo stesso in cui ha sollevato il trofeo la vincitrice del 12° Padova Challenge Open, la cinese Xilin Xu.